Buon giovedì, ben ritrovati con Velò, l'appuntamento consueto di TV6 dedicato al mondo del ciclismo. Va in archivio anche la Liegi, la classica monumento che chiude di fatto il periodo delle gare praticamente di un giorno e apre quella delle grandi corse a tappe. Sta correndo il Romandia oggi, altra vittoria di Eider, ma soprattutto tra qualche giorno parte il Giro d'Italia. Ovviamente parleremo di quello che accadrà, di quello che è accaduto non solo in Italia, non solo in Europa, anche e soprattutto nella nostra regione. Lo faremo con voi qualora lo vogliate al 392-7370-60, WhatsApp o SMS, oppure con un commento sotto la nostra diretta Facebook sulle nostre pagine TV6 e Velò, che conoscete bene. Io capisco che ogni volta dobbiate sorbirvi il riassunto delle possibilità che avete per seguirci, però tant'è, così non potrete mai dire non lo sapevo. Così come potete seguirci sul canale 13 del Digitale Terrestre se siete abitanti nelle regioni Abruzzo o Molise. Fatta questa premessa doverosa, ha vinto Remco Evenepoel, ha vinto la Quickstep praticamente all'ultima curva, non lui, nell'ultimo grande appuntamento che aveva lo squadrone che era rimasto un po' a secco nelle classiche del Nord. Ha vinto con un'azione molto bella, ne parleremo questa sera, lo faremo in compagnia ovviamente dell'ideatore della trasmissione, Luciano Robottini. Ciao Luciano! Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Che peraltro l'avevi anche un po', vabbè, l'avevi anche un po'... Ci avevo un po' pensato. Ci avevi un po' pensato a Evenepoel, ci avevi anche un po' pensato. Al tuo fianco ritrovo con particolare piacere il direttore sportivo della Drome Hopper, Androni Giocattoli, Alessandro Spesialetti. Ciao Alessandro! Ciao, buonasera a tutti. Oh, chi invece... non è che non ci abbia preso, su uno ci aveva, era andato discretamente, sulla squadra li ha fatti cadere tutti, però già non lo so, scoraggiato. A Riccardo Magrini, ciao Riccardo. Sono andato anche su Striscia la Notizia per le gufate, non so se avete visto, se avete visto, perché io fra le altre cose non c'ero neanche a casa quel giorno. Cos'è sta roba qua? Che sta facendo Maurizio? Manda la sigla. Che cosa manda? Non lo so, io vedo la sigla, cioè vedo Velò la sigla, non lo so, non vi vedo più. Comunque, forse devi fare swipe. Ma che swipe? No, il problema è che il problema è, lo sai che mi sono accorto di una cosa stasera, Jacopo, clamorosa. Dimmi, clamorosa? Sì, dai. Che se ti levi gli occhiali sembri Wout van Aert, c'hai i capelli uguali a lui. Sì. Guarda, ecco qua. No, guarda, cioè mi guarda, solo... guarda se non assomiglia a Wout van Aert. Sì. Ma io ti ringrazio tantissimo. Il suo corridore, tra l'altro. Il mio corridore, peraltro, appunto, che quest'anno, insomma, non è che se la passi granché bene. Ti stai votvanativizzando. Va bene, allora prometto che la settimana prossima vengo con la maglia di campione belga. così magari parte la diretta e parto con però, la divisa. Tieni presente che rischi anche il licenziamento, perché tu sei tesserato ufficialmente. Vero, con un team, con il tuo, quindi rispetta i contratti, perché altrimenti potrebbero licenziarti. Sì. Stasera si parte molto bene, Ho proprio la tessera, voi non mi credete, ma poi ve la faccio anche vedere. Ho la tessera, sono l'unico tesserato? No. Siamo tanti? Sì. Siamo tanti. Poi vedremo a quali classiche o a quali giri, grandi giri mi porterai. Comunque saluto Maurizio Daquin, regia, ovviamente, che mi segue sempre alla grandissima. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, tra poco Velò numero 8.
need a bag, bruh. Send it to quickly. I'm making hits, dawg. Like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dawg. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2. Too much shit I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the black whip. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Siamo pronti a partire per questo appuntamento numero 8 con Velo, con il successo di Remco Evenepoel sulle strade di casa, peraltro in una Liegi che ha regalato soddisfazioni, praticamente sul podio ha regalato un podio tutto belga. È stata una gara condizionata anche un po', se vogliamo, dal forfait dell'ultima ora, giustificato di Tadej Pogacar, che aveva avuto un lutto in famiglia, nella famiglia della compagna, e quindi non c'era, che ha visto il forfait di Alaphilippe in corso d'opera, è stata condizionata a 60 km dal traguardo da questa caduta. Peraltro io, che insomma sono anni che faccio trasmissioni sul calcio, mai avrei pensato di fare una moviola sul ciclismo, sulla caduta, ma poi faremo anche questo. Luciano, ti faccio ascoltare, rientriamo un attimo dalle immagini, perché ti faccio ascoltare il tuo pronostico della settimana scorsa. Io non me lo ricordavo, né il tuo né quello di Riccardo. Ascoltiamo prima il tuo. Che domenica dovremmo far fatica, e lo striscione d'arrivo lo vedremo un attimino in ritardo. Il solito favorito è Pogacar, anche se ritengo che Evenepoel prima o poi debba dare un grande colpo, e potrebbe essere la sua occasione domenica prossima. Quindi anche perché la Quick Step, io immaginavo che a Roubaix avessero fatto qualcosa di più interessante, anche lì hanno fallito, e la loro campagna del nord è stata veramente devastante. Quindi ritengo che la Quick Step debba lasciare un segnale, l'ultima classica a loro disposizione ce l'hanno con Evenepoel e con il campione del mondo Alaphilippe. Quindi complimenti, no, non era semplice. Avevo immaginato una situazione del genere, perché abbiamo assistito a una campagna del nord dove ci siamo veramente divertiti, perché abbiamo assistito a delle grandissime grandi classiche, però era mancato molto la Quick Step, quindi sì, era orfana di un grande risultato.
E l'ultimo a loro disposizione era la Liegi-Baston Liegi, l'Aquistep, squadra belga che corre in Belgio, non potevano fallire, perlomeno provarci a vincerla. E con chi? Con Evenepoel, perché io ritengo che vincere la Liegi con un corridore belga, con un team belga, sia il massimo anche dell'espressione di immagine pubblicitaria a un team. Quindi sì. Avevo detto Evenepoel perché, e questo Riccardo ce lo può anche confermare, questo ragazzo è stato molto ma molto sacrificato nell'ultimo periodo della stagione a favore del campione del mondo. Sì, a Freccia aveva lavorato tantissimo. Sì, quindi io penso che una chance a questo ragazzo che oramai tutti sappiamo che è un grande talento, è un grande corridore di grande classe, e una grande chance glielo dovevano dare prima che finisse appunto queste grandi classiche in Belgio. L'occasione giusta era la Liegi e effettivamente poi ha fatto un'azione veramente da grande grande campione, perché quando è partito ha scaricato a terra veramente watt di potenza, la gomma posteriore a un certo punto anche quasi sgommato, ed è stato complicato per chi lo ha inseguito. Van Aert, ecco qua. Sì, abbiamo visto veramente una partenza su questo strappo, che tra l'altro la salita aveva anche pendenze importanti, quindi era un tratto e veniva dopo 240 km, perché qui siamo a 30 km dall'arrivo, quindi veramente impressionante, a dimostrazione che il talento si è confermato, senza ricordare che questo ragazzo viene da un bruttissimo incidente al Giro di Lombardia di due stagioni fa, e quindi ritengo che ancora si riprende molto ma molto bene da quel famoso incidente, però è sulla strada giusta, quindi ci sono le premesse per far sì che questo possa diventare un corridore veramente interessante per le corse di un giorno. Però maturando potrebbe anche aspirare a vincere un grande giro, perché ha veramente tanta classe addosso, quindi ce lo auguriamo ed è andata così questa Liegi, e sono contento anche per la Quickstep, perché è una squadra che investe molto nel ciclismo, e Lefebvre, il general manager di questa squadra, e ha sempre lavorato bene, e questa vittoria premia anche un momento non eclatante del loro team. Riccardo, vengo da te, perché intanto qua vediamo una cosa molto particolare, molto bella. Siamo a 2,7 km dall'arrivo, è chiaro che sapeva di avere un ottimo vantaggio Evenepoel, però come avete anche sottolineato Temo, Renaud Moser e Luca Gregorio in telecronaca, difficilmente si vede un ciclista che esulta quando mancano poco meno di 3 km al traguardo. Però questa vittoria, poi ti faccio parlare anche proprio della Liegi in sé, arriva qualche giorno fa, proprio Lefebvre aveva detto: lasciamo a Evenepoel di capire fino a 25 anni che tipo di corridore vuole essere, se vuole essere un corridore per le classiche, se vuole essere un corridore da grandi giri. Ecco qua, passano pochi giorni, boom, ti vince la Liegi. A questo punto la strada è tracciata, oppure li lasciamo comunque aspettare i 25 anni, come è giusto che sia? Ma io credo, ritengo che abbiano preso dagli errori fatti lo scorso anno, abbiano capito come gestire meglio questo corridore, che hai detto bene, si è sacrificato in queste tappe, in queste corse, questa tappa di avvicinamento della Liegi, sacrificando molto delle sue qualità nei confronti di Alaphilippe, soprattutto alla Freccia in maniera anche un po' troppo esuberante, e quindi non era stato proprio neanche tanto utile. Ma è un corridore di sicuro talento, è un corridore che a 22 anni ha vinto 25 corse, anzi 26, con una Liegi-Baston Liegi, un Giro di Lombardia che se non casca, però i sei ma stanno in bocca agli imbecilli, quindi però
Se non casca da quel ponte quel giorno lì, se non vince ci va vicino, quindi ha dimostrato di grandi qualità e secondo me lo hanno cominciato a gestire un pochino meglio rispetto a quello che avevano fatto buttandolo al Giro d'Italia senza aver mai corso e mettendolo un po' in difficoltà. Secondo me questo è un corridore che vince così da una vita, da quando era juniores. Ecco, io ho fatto proprio questa, abbiamo preparato questa schermata, a parte che mi faceva gioco anche agli Egin Corona il Remco, ma al di là di questo, sulla destra ci sarebbe quello che avrebbe vinto prima degli Egin. Quelle sono mondiali o europei su strada e a cronometro, la data di nascita non è sbagliata, 25 gennaio 2000, e fino a qualche anno fa giocava a calcio con quelle squadre che vedete sotto. Pensi che c'è stato un momento in cui a questo ragazzo è stato chiesto veramente quello che oggettivamente non si poteva chiedere, cioè troppo? Sì, le hanno chiesto troppo perché era un fenomeno. Appena è passato professionista ha fatto il fenomeno e vinceva alla grande, poi ha vinto San Sebastian in una maniera un po' fortunosa perché lui era staccato, è rientrato, ha preso una borraccia, ha dato una borraccia a un suo compagno di squadra, poi quel compagno di squadra ha detto vai e lui è partito. La cosa eclatante, quello che lo contraddistingue da tutti gli altri, è che quando parte non viene raggiunto, difficilmente lo raggiungono, quando parte che è in giornata non è che l'hanno lasciata andare. No, vero. È andato forte, dietro si sono mandati battaglie e c'era gente molto forte dietro. Quindi che cosa sarà Remco Evenepoel lo scopriremo solo aspettando, dandogli il tempo. Secondo me non è un corridore da grandi corse a tappe perché mi sembra, perlomeno fino ad ora, ha sofferto troppo sulle salite lunghe, mentre nelle brevi corse a tappe l'ha già vinte, è un corridore che sicuramente potrà fare bene lì. Quest'anno ha preso una scoppola sul Carpegna alla Tirreno Adriatico, però è un corridore che può vincere, secondo me può vincere qualsiasi tipo di classica, dalla 10 al Giro di Lombardia, alla Milano Sanremo e forse anche al Fiandre. La Roubaix non credo perché è troppo leggero e secondo me la Roubaix non gli si addice, anche se per caratteristiche, guardate qui che lavoro che ha fatto, potrebbe vincere anche quella, perché una volta l'ha vinta anche Bernardino che la odiava. Quindi è un corridore entusiasmante, fa parte di quei 4, 5, 6 corridori che ci hanno fatto entusiasmare. Non è che si scopre oggi Remco, noi l'avevamo già soprannominato Re Remco. Lui ha vinto da re, è meglio che in Belgio dove c'è una monarchia, quindi insomma, voglio dire, meglio di così non poteva fare. Secondo me ha fatto un numero di quelli veramente ottimi. Faccio complimenti a Luciano che aveva pronosticato il tutto. Io nelle stelline non l'avevo messo per scaramanzia perché io ci credevo, tant'è vero che Riccardo, cioè uno dei direttori sportivi, c'ha un cognome difficile, si chiama Riccardo come me, c'ha un cognome molto difficile, quindi evito, e mi aveva mandato un messaggino, mi ha detto ma come non avevi messo almeno tre stelline a Remco? E gli ho spiegato che non l'avevo fatto per scaramanzia, perché comunque lui sa che io Remco Evenepoel non è da oggi, insomma noi lo abbiamo sempre sostenuto. È un corridore fantastico. Dopo ti faccio vedere una cosa, però adesso va un po' rifinita, poi ti faccio vedere una cosa. Sul discorso, Alessandro, voglio la tua opinione, perché te sei ovviamente abituato a lavorare guardando in prospettiva quello che un corridore oggi è, ma che potrebbe essere soprattutto domani. Sei d'accordo? Io mi trovo d'accordo con quello che ha detto Riccardo, cioè che Evenepoel probabilmente è più un corridore adatto alle classiche per caratteristiche che non un corridore
da corse a tappe, ma si può diventare un corridore da corse di 3 settimane? Ma secondo, io sono d'accordo sia con Riccardo che con l'analisi di Luciano prima, però secondo me io gli darei anche qualche chance tra qualche anno di provare, perché no, una gara di 3 settimane. Sicuramente non sarà facile, però con la classe che ha questo ragazzo, che già dopo 2 anni da professionista tutti criticavano perché non vinceva più o vinceva poco, ha messo in cascina già una Liegi, una classica di San Sebastian, tante altre gare, quindi cosa si può chiedere di più a 22 anni a questi ragazzi? Non lo so, ecco, sicuramente sì, si aspetta sempre tanto, perché essendo con la squadra Quick Step, che tutti, ecco, sanno, infatti che il mio punto di partenza nella domanda che ho fatto a Riccardo è se ci si aspetta non tanto ma troppo, che sono due cose un po' diverse, cioè ad un certo punto sembrava che questo fosse un corridore che quasi ci si era sbagliati a dargli tutta questa importanza. A volte bisogna anche capire dove si trova il ragazzo, che non è facile, Riccardo sa, Luciano anche, non è facile correre in certe squadre con potenziali enormi che hanno, con risultati tra parentesi da ottenere sempre. Quindi secondo me non si può chiedere, se non si può essere sempre lì a chiedere risultati. A classe, alla squadra giusta, all'ambiente giusto, e alla fine hanno dimostrato che la Quick Step è sempre, per me, è sempre la numero uno in Belgio. Luciano. Alessandro, tu la Liegi l'hai corsa parecchie volte, addirittura l'hai vinto con Danilo Di Luca. 11 volte per la precisione. 15 volte. 11 volte. E questo percorso nuovo della Liegi non è che mi abbia entusiasmato molto, mi piaceva più il percorso Sono d'accordissimo con te. Tradizionale, con il pienamente finale. D'accordo. Però Luciano, ogni anno lì c'è sempre che ASO organizza e sicuramente avranno i loro interessi. Benefici, i loro interessi, sicuramente. Sicuramente con l'arrivo ad Hans secondo me era più spettacolare, perché puoi perderlo anche fino all'ultima curva, fino alla a fine. 300 metri d'arrivo non sai mai chi può vincere questa gara, quindi così nel finale, essendo tra parentesi un po' più morbida, c'è un po' più, diciamo, di tranquillità. Invece con l'arrivo di prima ad Hans, fino all'ultima curva, sei sempre lì che ti puoi giocare la Liegi. Riccardo, ti piace il percorso della Liegi di quest'anno? Degli ultimi due anni. In realtà nel 2019 mi pare che fosse il primo percorso cambiato, se non erro, ma vado a memoria. Non era più interessante il percorso del passato? A me la 10 mi piace come è dappertutto, come la metti, come la fai, con l'arrivo a 10, con l'arrivo a Hans, cioè la 10 Baston 10 è una delle classiche, soprattutto per noi italiani, molto adatta. È la corsa come dislivello più dura, anche se ritengo in Lombardia forse più duro, perché magari viene a fine stagione e le salite sono più lunghe. Sinceramente a me ha ragione Spezia quando dice che fino all'ultimo la Liegi con l'arrivo Hans non sapevi mai chi la vinceva, e difatti negli ultimi 4-5 chilometri succedeva sempre qualcosa anche di interessante. Per come l'ha vinta Evenepoel mi è piaciuta anche questa qua, perché comunque ha trovato la forza di andare via sulla Redoute nel punto giusto, secondo me, perché gli strappi fai la differenza quando arrivi in cima e dai la sgassata, perché se parti in fondo sullo strappo rischi di piantarti. Invece lui qui ha dato dimostrazione di avere anche tatticamente imparato molto nell'ultimo periodo. Lui mi risulta che sia un corridore molto molto preciso, maniacale, e apprende molto dagli insegnamenti che gli vengono dati, e quindi sono d'accordo anche su quello che ha detto
Alessandro, perché magari fra 3-4 anni provare a fare classifica su una corsa di 3 settimane ci sta, magari migliora anche. È un fuori, cioè questo ragazzi è un fuori classe, quello che ha fatto nelle categorie inferiori, cioè 10 minuti al campionato europeo non l'avevo mai visto dare da nessuno, fare quello che ha fatto lui all'inizio, cioè anche quando era ancora nella categoria juniores, io non avevo ricordi in 50 anni di ciclismo vedere fare quelle cose lì. Noi stiamo attraversando un periodo del ciclismo molto bello, secondo me. Ci manca solo una cosa, ci manca un paio di italiani. Ci mancano i nostri, mancano i nostri. Ci mancano dannatamente i nostri, perché non parliamo, stiamo zitti, sta per partire il Giro d'Italia, ho visto delle dichiarazioni di un corridore abruzzese che ha detto sul blockhouse faccio faville, stiamo zitti, non parliamo, che è meglio, secondo me è meglio non fare dichiarazioni, non stiamo attraversando un momento favorevole. Eppure Riccardo l'anno scorso c'erano stati piccoli segnali di... Ma vedi com'è Luciano, vedi, io questo oggi mi hanno fatto un'intervista sul quotidiano La Stampa da Antonio Barilla e si è toccato questo argomento, ma io ho detto ma guarda com'è buffo il tempo, no? Com'è buffo la vita. L'anno scorso abbiamo vinto la Roubaix con Colbrelli, Ganna ci aveva fatto rispolverare gli antichi ardori, insomma sembrava quasi una rinascita del ciclismo italiano, soprattutto con la vittoria di Sonny alla Roubaix, che era fuori stagione, era ottobre, però si è passato un inverno molto bello. Il problema è che poi dopo l'inverno non è stato per niente bello da parte delle squadre. Ora lì c'è Alessandro, magari ce lo può raccontare meglio, ma tutte ste malattie, tutte ste influenze, queste bronchiti, secondo me, hanno penalizzato molto l'andamento dei nostri. Poi, dico l'ultimo, mi taccio, come dicevo io, quelli buoni non cascano mai, guarda caso, quelli buoni sono sempre, a parte vabbè, Van Aert, che ha avuto il Covid e poi ha fatto terzo a 10, insomma, battuto da un Hermans venuto fuori dalla spazzatura, però cavoli, cioè, sarà possibile che Pogacar Covid stava male e dopo si è presentato, dopo una settimana ha vinto l'UAE e poi ha vinto tutto quello che ha vinto fino ad oggi, no? E, dico, quelli buoni un casca mai e un San Malo non è anche male, mai, però... perché non esiste. Però Riccardo, noi ci mettiamo anche del nostro, noi italiani, nel senso, adesso siamo alla vigilia di un Giro d'Italia e la settimana prossima allargheremo un po' il discorso sul Giro d'Italia. Anche questo Giro d'Italia, 50.000 metri di dislivello, no? Quindi prettamente la Gazzetta ha voluto premiare prettamente gli scalatori, che purtroppo in Italia scalatori puri non ne abbiamo. Cronometro, dove potevamo piazzare un Ganna che ci poteva garantire dei risultati interessanti e quindi dare un po' di morale a questo movimento, fanno due cronometri da banali da 20 km. Cioè anche la Gazzetta in questo periodo, abbiamo un corridore interessante come Ganna che potrebbe vincere un Giro d'Italia, potrebbe prendere, fai un giro dove può prendere la maglia rosa Ganna, glielo fai portare 4-5 tappe, dopo c'hai un'altra crono, nemmeno quella gli danno, capito? Quindi anche la Gazzetta non ha una visione per salvare un po' il nostro movimento, come magari lo si faceva quando avevamo corridori come Moser, Saronni, quindi la Gazzetta dava importanza a questi corridori. Invece un po' come quando nelle manche di sci disegnano, poi rispondiamo a questa domanda che è molto interessante, disegna l'allenatore. Io quando ero ragazzino la domenica mattina dicevo ah, come è caduto e gliel'ha disegnato il suo allenatore, però poi non è detto
Non è detto che tutto vada come deve andare, Alessandro. Sei d'accordo con il discorso di Luciano? Ma sono d'accordo in parte, perché se ricordiamo 2 anni fa quando siamo partiti dalla Sicilia, la Gazzetta ha fatto la cronometro, Ganna ha preso la sua maglia rosa, adesso non ricordo se l'ha portata a 2, 3. Ha vinto anche una tappa. Ha vinto anche una tappa, quindi sai, loro organizzano e loro decidono come fare. Ogni anno il giro ha una storia a sé, quest'anno ci sarà subito un'altra storia. Quindi a te, Alessandro, il giro ti piace? Perché beh, quest'anno mi appresto, se non sbaglio, la mia 19ª o 20ª, adesso non ricordo più, partecipazione. Quindi a me il giro piace, è stato sempre. No, ti piace anche per le caratteristiche del percorso e per la qualità dei tuoi corridori, perché voi siete una squadra molto aggressiva in salita, quindi questo potrebbe, insomma, farvi sperare a far bene a questo Giro d'Italia. Ma io, come ha detto Riccardo prima, preferisco non parlare, bravo. Stare tranquillo. Il buon Riccardo sa che io, tra parentesi, uno lo posso, tra parentesi, svelare. Natalino ce l'abbiamo lì, speriamo che qualche tappa ci faccia divertire, dai, ecco. Poi qualcuno ce l'ha anche nel fantaciclismo, quindi speriamo bene. Prima Riccardo ha chiesto: questo inverno è stato particolare, ne avevamo parlato qualche settimana fa anche con Valerio Piva. Per voi com'è stato, Alessandro? Perché insomma, per noi è stato, come diceva Riccardo, abbastanza. Sì, anche noi abbiamo avuto parecchi problemi, però per fortuna con corridori di seconda, terza schiera, non con i propri capitani, tra parentesi, con Natalino, i vari Restrepo, Sepeda, Sepulveda e tanti altri. Quindi siamo stati, sì, anche noi colpiti, però tra parentesi ce la siamo cavata bene. Dai. Hai nominato Valerio Piva, Riccardo, vogliamo... Sì, Hermans, secondo posto. Secondo cioè, posto di Hermans, Intermarché, che arriva sul podio per la prima volta, questa squadra che sta anche crescendo molto bene. Ottimo secondo posto. Ma guarda, tanto Valerio non c'è, devo dire che molto merito è proprio di Valerio. Sì. Da quando è arrivato lui ha portato un altro tipo di mentalità, la squadra crede molto in lui, è un direttore sportivo vecchio stampo con tanta esperienza in squadre importanti, e poi il Belgio lui lo conosce bene vivendoci, ma credo si vede la mano del direttore sportivo, no? Perché fondamentalmente questi risultati di Intermarché non ce l'aveva mai avuto. Sì, aveva delle buone individualità, però se ricordi anche l'anno scorso, insomma, ha fatto dei buoni risultati, ottimi risultati, perché con Taco van der Hoorn, insomma. È mancato un pochino, diciamo, forse Christophe, no, in tutta questa fase, però sono sempre attivi. Hermans secondo posto, battendo Jacopo. Non ti preoccupare, ci stiamo lavorando. Dentro la fine della trasmissione ti faccio vedere una cosa particolare. Ti fai quei capelli lì, sei uguale a lui, io te lo dico stasera, perché c'era qualcosa che non ti quadrava. Se ti togli gli occhiali, c'è quell'occhio profondo come lui. Maurizio, puoi far vedere la fotografia? Magari agevoliamo anche, se possibile. No, è una cosa impressionante, cioè se te ti fai... No, ma adesso io ho capito perché tu hai visto... I capelli tirati da un lato, e se vediamo, vedi? Uguale, cioè questo capello, anche se lui ce l'ha girati dall'altra parte, però ho capito che cosa ti ha indotto a. Poi lascia perdere che tutto il resto del fisico è completamente diverso. Lascia stare il fisico, no, il viso. La mascella, l'occhio, il mento, guardati, è sempre lui. Uguale. Poi, col capello... Sono contento. Ti sei vanartizzato. E forse sarà per questo che non vince più. comunque, a proposito di essere un po' scaramantico, abbiamo fatto sentire il tuo pronostico, però mi hai detto
Perché non cerchi cosa ha detto Riccardo settimana scorsa? No, si è avvicinato molto. Si è avvicinato molto. No, è vero. Aspetta, su un lato si era anche avvicinato, cioè non è mai stato in dubbio che potesse vincerlo. Però sull'altro ha fatto un disastro. Ce l'ascoltiamo? Per la non, c'è quello, non c'è quello che vince. Che sarebbe? Woods. Ah, Woods. Vedremo, vedremo. Sono curioso. Adesso... Occhio all'Education Fest perché sono cattivi. Sì. E con questo io basta, non parlo più. Perché... Vabbè. Allora, Woods è andato bene, direi. Ah, qui sono molto bene. L'Education First li hai decimati alla caduta, praticamente a un certo punto è stata un'inquadratura, era tutta una distesa rosa, beh, più della nostra trasmissione, erano tutti loro, Rigoberto Urano, tutti dell'Education First, però no, ci può stare anche di sbagliare. Pensa che Rigo continua le cadute, si è dovuto ritirare dal corso di Mattia. Sì, ha appena fatto un post su Instagram dove siete, praticamente ha quasi un buco sulla spalla. Sì, quando ho visto quella distesa lì, l'unico che forse si era salvato era proprio Bettiol, mi sembra. Poi tutto il resto era disastrato. Sì. A proposito a proposito della caduta, poi andiamo in pubblicità. Te mi volevi far vedere, Luciano, perché mi hai fatto notare una cosa. Poi noi abbiamo cercato di agevolare quello che tu volevi dire anche con l'ausilio dell'immagine. La caduta. A volte, Jacopo, interpretare le parole di Rabottini non è facile. Io vi capisco molto bene, però, perché lui ha tutte le sue fisime, no? Tutte le sue cose. Quindi interpretarlo a volte diventa difficile. Hanno dato la colpa di questa famosa caduta, che poi la colpa secondo me nelle cadute di gruppo, a chi lo vuoi dare, tu sei fortunato se non cadi, e hanno dato la colpa a Cabot, quel corridore belga, mi sa che era Pidcock che aveva fatto casino, sembra Pidcock. Però, tutto sommato, a chi vuoi dare la colpa quando succede? Però se noi andiamo a rivedere bene... Noi l'abbiamo anche fermato con i cerchi, abbiamo fatto. Sì, perché hanno dato colpa a corridori che secondo me, poverini, non c'entravano niente. O perlomeno hanno dato la colpa dei corridori perché sono caduti prima. Però non è detto che chi cade prima ha la colpa della caduta, perché è possibile pure che la caduta sia stata provocata da qualche altro corridore che era davanti a chi cade. L'ondeggiamento sull'esterno per quello che poi è sì, però se ci fai caso lì c'è un corridore della Ineos che stava parlando alla radiolina, cioè il gruppo sta andando a 60 all'ora, prende, lascia quindi il manubrio, si avvicina alla radiolina e automaticamente parlando alla radiolina abbassa la testa e si sposta verso destra, sul lato destro. Probabilmente. No, era, mi sa, il numero 92, se poi ho cercato di capire chi fosse alla star list della Ligi. No, questo soprattutto per giustificare quei corridori che sono stati accusati della caduta, ma tu sai benissimo, Riccardo, che quando c'è una caduta di gruppo a chi vuoi dare la colpa? Lì, il 92 era De Plus. De Plus, esatto. E forse si era distratto, stava parlando con il direttore sportivo, ha abbassato la testa e automaticamente stai andando anche con una mano sola, si è spostato un po', comunque c'è stata questa caduta che veramente rimarrà un po' nella storia di questa grande classica, perché effettivamente per un attimo c'è stato anche un attimo di panico, anche nella vostra diretta c'è stato un attimo di imbarazzo più che altro. C'è stato imbarazzo perché non avevamo subito riconosciuto chi era là sull'albero, però l'abbiamo detto
quasi immediatamente. Sì, quasi subito su Alaphilippe. Sì, perché abbiamo riconosciuto il casco e poi lui cercava di togliersi la bicicletta scalciandola. È stato il bello il gesto di Bardet, che è sceso fino da lui, il suo connazionale, per cercare di dargli una mano, ma è stata drammatica la cosa, perché fondamentalmente lui non respirava, perché ha preso una botta, tant'è vero che insomma col polmone era compromesso, due costole, la scapola, pigli una botta così, ti leva il fiato, è difficile anche parlare. Effettivamente è stato un momento piuttosto drammatico, poi si muoveva e allora ci siamo un po' tranquillizzati. Io ho chiesto subito notizie, ma non mi davano delle notizie rassicuranti, perché comunque l'avevano immobilizzato, insomma l'unica cosa che c'era è che non aveva perso conoscenza. Però al di là di quello è stato un cadutone, c'erano almeno 30-40 corridori coinvolti per terra, e poi tutto il resto cioè andavano a 75 all'ora, vanno troppo forte. E qui poi dopo, magari dopo la pubblicità, voglio chiedere anche a Alessandro cosa si possa fare, perché comunque in ogni caso, perché ho visto apparire uno degli ospiti che ci tengo a salutare, ma quello lo farai te, Jacopo. Certo, però, ovviamente parlerà di sicurezza, e quindi credo credo che ci sia la pubblicità da mandare. Sì, no? Sì. Prima della pubblicità volevo concludere un attimo. Dopo la caduta, Alessandro, si è visto proprio le prime immagini, il gruppo Bahrain davanti al gruppo. Questo faceva pensare a un bel finale di questo team, un team che in quest'ultimo periodo veramente ha raccolto risultati anche eclatanti. Invece nel finale di corsa si è spento un po'. Secondo te che cosa è successo? Ma una gara come la Liegi di 260 km è facilissimo arrivare dopo i 200 e restare lì senza raccogliere nulla. Avevano vinto la settimana, tre giorni prima, la Freccia Vallone con Teuns, e sicuramente partivano di nuovo con la vittoria in testa. Però la Liegi, gare come Lombardia, Liegi, Sanremo, oltre un tot di chilometraggio, è sempre un'incognita, Luciano. Sì che come squadra vanno, organizzatissima, però il chilometraggio lì secondo me fa tanto. Oh, prima di andare in pubblicità fatemi salutare Marco Scarponi. Ciao Marco, benvenuto nella nostra trasmissione. Aspetta, devi togliere il mio. Eccomi qua, ti sentite? Ciao Marco, grazie. Ciao a tutti, buonasera. Peraltro ben ritornato virtualmente nella nostra regione, perché sei stato qualche giorno fa qui da noi per la presentazione della tappa da Pescara a Iesi. Te sei presidente della fondazione che porta il nome, ovviamente, dell'indimenticato Michele Scarponi, e peraltro sei anche nel comitato del Iesi come città di arrivo della tappa del 17 maggio, ma soprattutto ti occupi anche e ovviamente di sicurezza sulle strade. Ce n'è Jacopo, è diventato come Pippo Baudo, ha presentato anche quella di Belluno, lui ormai le presenta tutte lui, e vabbè. Taglia il nastro un po' a tutte le tappe, quest'anno due, l'anno prossimo poi si va a salire. Comunque, benvenuto Marco nei nostri studi, io mi devo fermare, sono 7 minuti fuori. Pubblicità, torniamo tra poco. Anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Di nuovo insieme, seconda parte di Velo per questa sera. Avevamo salutato e dato il benvenuto in piattaforma a Marco Scarponi, che ritrovo con piacere. Ciao Marco. Allora, noi stavamo parlando, te sei entrato quasi con un argomento che ti è molto caro, ovvero quello della sicurezza stradale. Peraltro, Luciano, siamo reduci da una settimana che sulle strade della nostra regione, in bicicletta, sulle due ruote, non è che sia andata molto molto bene. Però vediamo anche dalle immagini, Marco, sei stato qualche giorno fa a Pescara per la presentazione di questo Giro d'Italia che parte il 6, il 17 si arriverà da Pescara proprio a Iesi. Ora, insomma, che tu hai fatto un po', stai facendo anche un po' una specie di tour in giro per sensibilizzare rispetto alla sicurezza strada. Intanto questo era un pomeriggio particolare perché c'erano anche gli atleti della nazionale ucraina che sono ospitati in Abruzzo. Ora, che cosa ti aspetti da questo giro? E poi parliamo anche magari di sicurezza stradale. Ma che cosa mi aspetto? Innanzitutto, di nuovo, buonasera a tutti. Che mi aspetto da questo giro? Mi aspetto un grande spettacolo, come al solito una grande emozione. Il giro per me è sempre stato un momento fantastico. Quindi mi aspetto la solita adrenalina, la solita emozione, la solita partecipazione di persone. Poi quest'anno è un anno particolare per tutti, per noi in particolar modo, perché sono 5 anni, sì. 5 anni dalla morte di Michele. Il fatto che il giro arrivi a Iesi, Iesi è la città in cui Michele è nato, Michele ha studiato, anch'io, siamo nati a Iesi, abbiamo studiato a Iesi, e a Iesi Michele ha iniziato ad andare in bicicletta con la Giannino Piralisi di Iesi, quindi ha vinto il campionato italiano juniores con la Giannino Piralisi, e quindi diciamo, la sua carriera sportiva e ciclistica è iniziata a Iesi. Tra l'altro il giro, quella tappa passerà anche a Filottrano prima di arrivare a Iesi, quindi come dire, sarà un giro ancora una volta forte che parlerà tanto anche di Michele e spero anche tanto di sicurezza, perché il tema c'è, purtroppo ancora c'è, c'è da parlarne, ma soprattutto c'è da fare, ecco. Quindi io spero che il giro dia stimoli per fare ancora un passo avanti verso questa condivisione della strada fra tutti gli utenti in maniera pacifica, perché ne abbiamo bisogno tutti. Cosa c'è da fare, Marco, dal punto di vista, cioè dove siamo ancora troppo indietro secondo te? Siamo ancora troppo indietro, perché basta guardare e fare un paragone con
qualche paese europeo, no? Ad esempio l'Inghilterra. L'Inghilterra è un paese come noi, sopra gli stessi abitanti, e fa la metà dei morti, no? Anche di meno della metà. Quindi questo significa, io penso che una persona ragionevole, no? Si fa una domanda e dice probabilmente noi non facciamo qualcosa, non riusciamo a salvare 1600 vite come fanno gli inglesi. Quindi dobbiamo porci delle domande. Cosa hanno fatto gli inglesi? Beh, gli inglesi hanno messo mano alla sicurezza stradale in maniera decisiva e decisa, puntando sulle cause principali. Noi quando parliamo sempre di condivisione della strada, rapporto fra ciclisti, automobilisti e pedoni, sì, va bene tutto, ma ci sono delle cause ben importanti e ben chiare, ad esempio come la velocità su tutto. Tutti i paesi che hanno dei risultati migliori hanno messo mano alla velocità. Noi in Italia facciamo ancora fatica anche a dirla, la velocità, ma la velocità è sempre più la prima causa, c'è sempre, è proprio la causa che porta alla morte, che uccide. Quindi abbassare la media della velocità di un paese significa salvare vite umane. L'abbiamo visto ad esempio sulle autostrade, no? Le autostrade, da quando c'è il limite di 130 km orari, da quando ci sono i tutor, si sono dimezzate le vittime. So che è molto impopolare parlare di velocità in Italia, ma in realtà è questa la vera cosa da fare. Poi c'è tutto un discorso di educazione, c'è tutto un discorso di cultura, però c'è bisogno di una grande presa di posizione da parte di chi tiene i fili, ecco, del governo e così via. Altrimenti non ci facciamo fare quel salto che dovremmo fare. Oh, peraltro, scusami Luciano, ti do, giustamente da casa ci scrivono, la precauzione, ha detto, volevo dire a Marco Scarponi che spesso la precauzione non basta, che siamo reduci da una settimana in cui un ciclista è stato, durante una corsa, è stato purtroppo, è rimasto vittima di un incidente. Luciano. No, io intanto Marco ti ringrazio per il tuo intervento e noi ci auguriamo, addirittura vorrei sapere anche da te se sarai presente il 16 a Pescara, perché mi hanno detto che sarai a Pescara, se i nostri telespettatori vogliono venire ad incontrarti c'è appunto la possibilità di farlo, immagino, vero? Sì, 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 il 16 dovrei essere a Pescara, sì. Sì, Marco. Ascolta, oramai da anni si sente parlare di dare educazione a questo cambio culturale, però obiettivamente si fa fatica. Secondo te, da chi dipende proprio, chi ha le grosse responsabilità per far cambiare questo cambio culturale al pubblico e dare rispetto più ai ciclisti? Ma guarda, io le responsabilità sono tante, probabilmente le abbiamo tutti una grande responsabilità. Io dico sempre che ad esempio ad uccidere Michele sono stato anch'io, perché in quell'incrocio anch'io facevo quella manovra che ha fatto colui che ha investito e ucciso Michele, fatta male, tagliando la curva e così via. Quindi innanzitutto questo, tutti siamo responsabili, tutti siamo coinvolti quando succede una tragedia, quando succede un cosiddetto incidente che è mortale. E poi certo ci sono delle responsabilità, secondo me anche politiche, nel senso che io ad esempio sono anni che non sento parlare i nostri politici di sicurezza stradale. Quindi ad esempio il Presidente della Repubblica, per carità, non è lui che si occupa di questo tema, ma quanti sono 8 anni ormai che è lì, non ha mai citato le vittime della violenza stradale, eppure è la prima causa di morte, no, per i giovani dai 18 ai 30 anni in Italia. Quindi cioè, la responsabilità non è solo individuale, io ho paura che noi abbiamo, come dire, trasferito la responsabilità di quello che succede sulla strada a ognuno di noi e basta, invece c'è pure una responsabilità collettiva. La politica si deve muovere, la prima cosa da fare è aumentare, secondo me, un'altra cosa impopolare, per carità, i controlli. I controlli ne facciamo pochi, ne facciamo pochissimi, e la prima prevenzione sulla strada sono i controlli. In altri paesi ce ne sono molti di più. Cosa? Perché disincentivano? Ma disincentivano i controlli, tu quando dai a tutti la possibilità di guidare una macchina, ormai tutti quanti abbiamo un'auto, due, tutti quanti prendiamo la patente,
Abbiamo un'arma, io dico sempre, no? Quindi cosa facciamo? La prima cosa da fare è fare i controlli. Se non facciamo i controlli è difficile ottenere una strada di pace. Poi siamo molto, come dire, scarsi anche sull'educazione. Io da anni che non vedo più una campagna anche di sensibilizzazione pubblicitaria di questo tipo in TV. Ad esempio, no? Parliamo tanto di ciclisti, che aumentano i ciclisti sulla strada, che c'è un boom di biciclette, c'è una grande voglia di vivere, no? La strada in maniera su due ruote con la bicicletta, ma abbiamo fatto il bonus bici, ma non abbiamo fatto niente per sensibilizzare, no? Per dire ad esempio guardate, un ciclista si sorpassa in questo modo, guardate, il ciclista ha un punto di vista diverso della strada, no? Non è un'automobile, non ha una carrozzeria, attenzione. E lo stesso magari anche per i ciclisti, qualche avvertimento in più. Quindi c'è molto da fare e purtroppo quello che manca è che noi non pianifichiamo sulla strada. In Italia le cose avvengono un po' per coincidenze, invece dobbiamo imparare a pianificare. Anche sulla strada va fatto un metodo scientifico, perché è scientifico quello che succede. Noi sappiamo che domani moriranno 10 persone in Italia, quindi ormai lo sappiamo da anni. Marco, quindi bisogna pianificare per risolvere questo problema. Se non si pianifica non si arriva da nessuna parte. Marco, da quando hai iniziato questa, diciamo, questa battaglia, questa voglia di portare alla ribalta queste problematiche, che tipo di miglioramento hai trovato secondo te? C'è stato miglioramento da quando hai iniziato questa battaglia? Oh. Guarda, allora il miglioramento forse c'è stato, nel senso che io vedo nascere soprattutto dal basso, diciamo, no? Dalle persone. Ci sono tante associazioni di ciclisti di tutti i tipi, urbani, turistici, sportivi. Ci sono tante associazioni che vogliono cambiare la strada davanti casa, che portano questi temi alla ribalta, temi anche legati alla questione ambientale oggigiorno, no? E di qualità della vita della città. Quindi c'è molto fermento nelle città italiane, molto, devo dire, però c'è anche una grande resistenza, perché poi tutto è legato anche a uno stile di vita che ci porta a consumare continuamente strada, no? E quindi è difficile. Però il fermento c'è, il fermento cresce. Io vado tantissimo nelle scuole e mi accorgo ad esempio che i ragazzi sono pronti a vivere in maniera diversa, ad esempio rispetto alla mia adolescenza in cui non si vedeva l'ora di prendere l'automobile. Oggi i ragazzi non vedono l'ora di prendere l'automobile, ma è vero, cioè nel senso sanno che si possono spostare anche in maniera diversa, soprattutto nelle grandi città, sì. Però chi non è pronto è l'adulto, e quindi chi manca è il formatore, chi forma. Noi non abbiamo formatori sulla strada, non abbiamo gente che sa, come dire, trasmettere il valore di una mobilità alternativa, di una mobilità lenta, di una mobilità sostenibile. Quindi ci vuole anche formazione. Chiarissimo. Sì, in effetti, Marco, io vedo anche Pescara, che Pescara non è una metropolitana, però no. Pescara. Metropoli. Sì, non è una metropoli, però Pescara inizia ad avere veramente seri problemi di muoversi. E vedo che la politica sta facendo piste ciclabili, però poi manca la pubblicità, perché noi poi facciamo le piste ciclabili, però secondo me dovremmo poi fare pubblicità far andare il pubblico su queste strade. Invece fanno la pista. E chi ci va? Se nessuno a volte lo sa nemmeno. Ma vedi, guarda, le piste ciclabili sono diventate a volte anche un'arma a doppio taglio, nel senso che vanno benissimo in certi casi, ma in certi casi sono una vetrina che spesso non arriva a cogliere il segno, in un certo senso. Dico questo perché a volte forse bisognerebbe, come dico prima, lavorare su altre cose, no? Intorno all'automobile, alla velocità, ai parcheggi, perché ho visto certe ciclabili che non hanno veramente senso in giro per l'Italia, diciamolo chiaramente. Ma soprattutto quello che manca, che dicevi tu, è la comunicazione, non tanto la pubblicità, la comunicazione, nel senso che
L'Olanda, che è un paese che ci insegna tantissimo, avrà un'altra cultura, quello che volete, però l'Olanda spende la maggior parte delle sue risorse per quanto riguarda la ciclabilità, per quanto riguarda la mobilità, in comunicazione. Cioè vanno dalle persone, prima di fare una pista ciclabile, prima di fare una zona 30, prima di fare quindi tutte quelle modifiche che noi ci mettono in crisi, vanno dalle persone, parlano con le persone, si riuniscono, riparlano, poi fanno sperimentazione, quindi provano se quella cosa va bene. E alla fine decidono di renderla definitiva. Da noi si è perso questo un po' ovunque, no? C'è questo scollamento tra la politica, tra chi decide e la cittadinanza. E questo non aiuta su questi temi, perché questi temi hanno bisogno di consenso, ma di un consenso di valore, di far capire qual è il valore di una ciclabile, qual è il valore di una strada, di una zona 30. I cittadini devono capire che c'è una qualità della vita, e questo bisogna farglielo capire parlando, riunendosi, facendo sperimentazione e così via, con i dati. Altrimenti è difficile, se noi andiamo lì e modifichiamo tutto nella notte e la mattina facciamo trovare una cosa nuova, è chiaro, anch'io direi no, ma che stai a fare? Capito? E quindi è difficile, no? Poi se posso permettermi, sì. Io credo che ci sia anche, non solo dalla parte dell'automobilisti, che naturalmente la parte forte, il ciclista è sempre la parte debole, però io vedo, perché andando in bicicletta vedo, uno va nel negozio di Rabottini, compra la bicicletta, piglia e va, ma non sa come si circola, perché è un altro tipo di circolazione, cioè il ciclista ha un altro modo di circolare, deve anche lui avere degli insegnamenti. Purtroppo questi insegnamenti non sono sufficienti per ora, perché nessuno, proprio per il discorso che dicevi te Marco, la comunicazione, uno effettivamente prende la bicicletta, piglia, va, non sa neanche mettersi i pedali, per dire, poi dopo va in giro in strada, poi magari provoca o gli succede qualcosa perché non sa andare in bicicletta, cioè non è che non sa andare in bicicletta, non sa come si circola con una bicicletta in mezzo al traffico. Sì, sì, verissimo. Oh, stanno arrivando tanti messaggi. Purtroppo chi esce in bicicletta per allenarsi, ci scrivo, non va sulle piste ciclabili dove c'è chi va a passeggio con il cane, allegri, fa migliore in sella alla Graziella. Poi ci scrivono perché non si fa formazione nelle scuole, visto che non costa nulla, il fondo stradale delle strade, che oggettivamente nella nostra regione, ma anche in tante altre parti d'Italia, non è il massimo. Alessandro, vengo da te, all'estero è molto diverso. Ha fatto una faccia. Tutto diverso. C'è formazione. Ciao Alessandro. Ciao Marco. All'estero c'è formazione, quello che secondo me manca in Italia. Qui bisogna partire dalle scuole elementari e far capire veramente cosa significa andare in bicicletta, far avere rispetto. Ma per tutti, anche il discorso che si parla sempre, mancano i corridori, manca un italiano, manca il ciclismo italiano in questi ultimi anni. Secondo me, se non si riparte dalle scuole, dai ragazzini, è difficile tornare come eravamo abituati. Ed è difficile, e quindi salto di palo in frasca, è difficile riportare a casa un Giro d'Italia che tra poco parte. Per tutti, anche per voi, con la Drone Hopper, Androni Giocattoli, ci dici che tipo di percorso, prima Luciano ha detto è un giro adatto agli scalatori, te hai parlato insomma di Tesfasion, ecco, che Giro d'Italia però ti aspetti? E tanto questa è la vostra squadra, siamo andati un attimo a dare una sbirciatina. Adesso siete impegnati in Grecia, vero? Adesso siamo in Grecia, sì. Oggi siamo arrivati terzo con Tagliani. Sì, dove siamo lì in questa gara cercando di scegliere gli ultimi uomini per poi martedì prossimo essere presenti a Budapest. In Ungheria. In Ungheria, da dove si parte. Ovviamente sarà un giro... Adesso, al di là dei risultati, in cui vi vedremo spesso in avanscoperta. Ma noi bene o male ci siamo sempre fatti... No, dico, sarà una conferma. Sarà una conferma, lo speriamo di riuscire ad ottenere qualcosina in più.
abbiamo dimostrato fino all'ultima gara al Tour des Alpes che qualcosina possiamo fare, però come ho detto prima, voliamo basso, non parliamo, sarà la strada poi casomai a farci esultare, a farci dire qualcosina in più con i nostri corridori. Alessandro, tu hai corso con Michele Scarponi, addirittura hai vinto il giro con Michele, quel famoso Giro d'Italia. 2011. Quanti anni hai corso con Michele? 2 anni alla Lampre. 2 anni. Michele. 2 anni divisi in camera. Marco. Ed eri in camera con Michele. Quindi raccontaci brevemente il carattere di questo grandissimo atleta. Luciano, sono momenti particolari, momenti a cui io sono sempre legato. L'altro giorno sono stato lì da Lardini, ho trovato sia Luigi, Anna, sono ricordi che preferisco, tra parentesi, tenermeli per me, sì, perché sono molto, ho fatto 2 anni bellissimi e li voglio tenere tutti per me. Marco, tu quando vai in giro, giustamente incontri personaggi che hanno conosciuto tuo fratello e probabilmente lo conoscevano più loro che tu come fratello. Che tipo, in questi anni, che cosa hai scoperto di tuo fratello che probabilmente non immaginavi, ecco? Ma io ho scoperto tantissimo, diciamo che il vero motivo per cui vado in giro poi è questo, è cercare Michele nelle persone che l'hanno conosciuto, no? E ne ho trovate tantissime in Italia. Poi la cosa spettacolare, lasciatemi questo termine, tra virgolette, è che dovunque vada è come se incontrassi una famiglia, no? Che Michele già ha creato prima che arrivassi io, tutti lo conoscono come se fosse stato veramente un fratello, uno di casa. Quindi questo è il grande, come dire, dono, la grande dono di Michele, quello di farsi amare subito, di creare subito un clima, oddio, speciale, no? un clima di casa. Ho scoperto tantissimo di Michele e scoprirò ancora tanto. Io dico sempre che Michele ha creato un gruppo infinito, no? Ma è questo in realtà. In realtà dai compagni di squadra, agli sponsor, arrivando fino agli amatori, passando per i tifosi, c'è un immenso mondo di Michele, un immenso mondo di Michele che noi abbiamo raccolto in minima parte in questo libro che abbiamo scritto adesso, di cui c'è anche Riccardo, curato da Marco Pastonesi. Ci siamo accorti che occorrerà fare un volume 2 perché non è bastato, non basta. Il volume 1, e quindi Alessandro, io ti chiamerò per mettere quello che non vuoi dire in questo libro, perché noi abbiamo bisogno dei ricordi di Michele, abbiamo bisogno degli aneddoti di Michele, ma non abbiamo bisogno noi familiari, cioè io ne ho bisogno, per carità, però ne ha bisogno la gente, perché Michele era uno secondo me degli ultimi ciclisti capaci di dare qualcos'altro oltre che la prestazione. Dava anche la prestazione, che era stupenda ogni volta e da numero uno, però dava quel qualcosa in più che oggi il ciclismo secondo me ha perso un po', ecco. Michele dava quell'unione tra la gente, era il ciclista che univa tutti e che sapeva raccontare le emozioni di tutti, quindi questo manca secondo me a volte. Certo. Luciano, l'ultima, poi... No, Riccardo, 2 parole su Michele. Quando ci manca questo grande... fare una domanda. Ma io lo dicevo prima a microfoni spenti con Marco, che mi ha fatto anche un bel regalo, perché in una delle sue prime clip di presentazione c'era un filmato, non so neanche dove l'ha trovato, però è un filmato dove a Michele in una delle nostre scenette buffe. Lo faccio vedere nelle scuole, Riccardo. Ma Michele, io non lo dico perché per retorica, lo dicevo prima a Marco, io Michele ce l'ho addosso, cioè, ma è una cosa, guarda, io dico una cosa forte ora, io sono venuto
non il giorno del funerale, ma il giorno prima, perché eravamo io e Salvaiello, abbiamo fatto da Milano, siamo venuti giù. E devo dire che quel ricordo lì, averlo visto lì, a me mi è rimasto talmente addosso che probabilmente se non fossi venuto non sarebbe stata la stessa cosa. È una cosa forte, è una cosa anche mia, personale, ma non ho, cioè, siccome non è una retorica, è una cosa che viene dal cuore. Io certo. con Michele ho vissuto tante cose, ma poi c'era un'intesa fra me e Michele, c'era un'intesa, feeling che cioè, perché siccome lui era un presa di culistica come me, perché certo. prendeva per il culo il mondo, cioè quando si vedeva il soggetto predisposto, ora non faccio nomi perché sennò poi però effettivamente bastava uno sguardo, pam, e si partiva e ci si schiantava delle risate fra me e lui. Effettivamente c'era una cosa, e a me questa cosa qui, quando vedo Marco, a me fa piacere che Marco dica queste cose, perché è la verità, perché comunque Michele ha creato un mondo infinito, perché in tutto il mondo Michele è stato in Spagna a correre, e in Spagna per esempio c'è un bel modo di fare sicurezza per i ciclisti, fra altre cose, e devo dire che così io, cioè, non mi viene il groppo in gola come magari mi succede per altre persone care che magari ho perso, un po' come mio babbo e la mia mamma, io mi risento anche loro, io quando vado a casa, cioè, ci ho messo un po' di tempo, per dire la verità, per quello che ti dico anche a te, Luciano, te l'ho detto una volta, no? Cioè, basta pensare, perché il minatore ce l'hai lì vicino, cioè te oggi eri a zappare perché c'era il minatore che ti dava una mano. Sì. Parlo del babbo, no Marco, perché magari te... però ci sono delle situazioni strane, sarà suggestione, sarà quello che ti pare, non me ne frega niente. Io, per me Michele mi manca fisicamente, poi vedo Marco e mi sembra di vedere Michele, che assomiglia. Io lo chiamavo il Giancarlo Giannini, una somiglianza pazzesca, ne ho dette di tutti i colori a Michele, però ci godeva ai massimi, quando gli dicevo il campione del mondo dei soffiatori, perché lui in salita era sempre, faceva soffiava, no? E io dicevo il campione del mondo dei soffiatori, ho detto anche quest'anno l'abbiamo vinto, Michele, e lui godeva come un massimo. Andiamo avanti su questa strada, perché secondo me la fondazione Michele sarà grandissima nel giro di breve. Ma poi io, scusate, mi interrompo al volo, una cosa al volo, piccola, una cosa che mi sono accorto, Riccardo, è che nel mondo del ciclismo manca comunque un qualcosa del genere, adesso non doveva capitare in questo modo, però manca, no? un ente, un qualcosa che porti un certo tipo di sensibilità, diciamo. Certo. Io mi sono accorto che il mondo del ciclismo è molto chiuso in sé, certo, no? Anche sulla sicurezza, ma non solo sulla sicurezza, proprio sul modo di vivere, no? anche altri temi. Hanno paura a parlare, quello che non hai paura te. Forse sarà questo, quindi c'è bisogno sicuramente di qualcuno. Michele può aiutarci a cambiare anche questa cosa qua. Ce lo auguriamo. Grazie Marco per essere stato con noi. Grazie, ti aspettiamo il 16. Ti aspettiamo il 16, okay, Marco, a Pescara. Okay. Un abbraccio, grazie. Grazie a Marco Scarponi. Oh, ciao a tutti. Noi dobbiamo andare in pubblicità. Lo facciamo vedendo la rubrica di Moreno di Labio, la bici in 200 secondi. Poi avremo Moreno di Biase, dopo la pubblicità, che ci deve parlare del successo del suo Alessandro Pellegrini. Riccardo? Mi vedi? È scomparso? Mi vedi? No, sono qua. Te, guarda qua. Perché che è? Alla. Quello devi mettere nel taschetto. Sei uguale. Lo metto qui? Al posto della cosa, è bellissimo. È bello, vero? Bello. Va bene. L'ha fatto Maurizio, Sì. Normale. Maurizio numero uno, number one.
Va bene, ci fermiamo. La bici in 200 secondi, poi pubblicità, poi rientriamo con l'ultima parte. Cari amici di Però, vorrei raccontarvi l'esperienza che abbiamo appena vissuto a Bergamo, dove per conto della Federazione Ciclistica Italiana siamo venuti a formare le nuove guide cicloturistiche sportive. Abbiamo dato informazioni per la parte pratica, quindi abbiamo cercato di trasformare quelle che erano le conoscenze in competenze. Abbiamo dovuto provare situazioni che riguardano l'orientering, il tour leading, la gestione delle emergenze. Perché è importante fare questa parte pratica? È appunto la condizione necessaria per mettere a frutto tutte quelle, per cercare di provare tutte quelle situazioni che si presentano durante le attività di conduzione del gruppo. La federazione punta molto sul discorso delle guide, perché con la facilitazione, l'accesso diciamo facilitato con le bici a pedalata assistita, tante persone sono affascinate dall'idea di conoscere l'Italia, che ha dei posti bellissimi come abbiamo potuto visitare qui a Bergamo, in bicicletta, e poterlo fare in sicurezza è una condizione necessaria, quindi dare informazioni utili per la conduzione su strade, in fuoristrada è essenziale al fine di poter creare un turismo attivo che può diventare una forma anche di guadagno, una fonte di reddito importante. Servono tre cose: un buon territorio, una promozione e dei servizi che possono essere anche vendibili, tra cui anche quello di accompagnamento. I valori legati al cicloturismo in Italia sono molto interessanti, soprattutto il trend di crescita è in costante aumento. Per questo le opportunità legate all'accompagnamento in bicicletta sono molto promettenti. La guida cicloturistica sportiva deve essere in grado di orientare e proporre attività ed itinerari ciclistici in relazione alle effettive capacità individuali delle persone per le quali svolge l'attività di accompagnamento. Deve conoscere accuratamente la bicicletta nelle sue diverse tipologie e deve saperne insegnare l'utilizzo nel migliore dei modi. Deve appunto sapere indicare la conduzione in tutte le situazioni, in strada e in fuoristrada. Per questo è importante fare esperienza pratica durante la conduzione dei gruppi, per evitare poi quelle situazioni che si possono creare nella realtà quando si è in mezzo al traffico. Prima di tutto la sicurezza, poi subito dopo viene anche il divertimento. Quindi l'aspetto ludico è estremamente importante, anche se non si nega l'aspetto sportivo. Per questo bisogna curare anche la nutrizione, la preparazione atletica. Oltre che le competenze tecniche sulla bicicletta, la guida deve avere anche delle buone conoscenze del territorio per valorizzare un po' quelle che sono le tipicità, come i prodotti o i luoghi che si vanno a visitare. Ovviamente l'aspetto ludico-ricreativo consiste anche nel degustare, nell'assaggiare quelli che sono bevande, vini e cibi del posto. Per questo, oltre che fatica, c'è anche molto piacere. Un saluto, appuntamento alla prossima. Cinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike,
Gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Ultima parte di Velo per questa sera. So che vi può sembrare strano, ma eravamo... Allora, innanzitutto saluto Moreno Di Biase in collegamento. Ciao Moreno, ben rivisto. Ciao, ciao, ben rivisti. Ben rivisto a te. Oh, noi eravamo incredibilmente, non ci credete mai, in ciclomercato. Cioè, il mio cartellino era in vendita. Alessandro Spezialetti aveva mostrato un certo interesse. Non lo so, il presidente della mia società che cosa dice. So che stai resistendo tantissimo, che vuoi tenermi squadra, però l'interessamento c'è stato. Questo lo possiamo dire,
Per certo. Tu sei perché un po' da ricco. Quando ti ho detto che sei somiglia a Van Aert, quello Magro ha ragione. È vero. Ecco perché voglio io squadra. Ecco qua, e sono ecco due. Qua. Occhio, che adesso vengo a bussare col mio procuratore. Ritorniamo un po' seri. Alessandro, avevamo aperto un attimo la parentesi sul Giro d'Italia. Appunto, che tipo di Giro d'Italia appunto per il vostro team vi aspettate? Ritorniamo su questo argomento perché ci stuzzica molto e soprattutto chi vincerà secondo te questo Giro d'Italia? Un Giro d'Italia che è priva di grandissimi campioni, però la cosa mi sembra molto interessante sotto questo aspetto, quindi ci sarà momenti di grande sorpresa. Ma sicuramente come Giro d'Italia non vedo adesso in partenza un corridore di riferimento. Ci sono vari corridori come Carapaz, Yates, Almeida, però qualche altro corridore tipo Foss della Jumbo. Quindi questi squadroni qua si presentano non con i propri leader al 100%, però sicuramente da queste 4-5 squadre uscirà il vincitore. Non c'è un favorito sulla carta al momento, però penso che da una di queste 4 squadre possa uscire il vincitore. È inutile, non posso non farti una domanda su Giulio. Ma Giulio, che dire, io mi auguro soprattutto per noi da abruzzese che riesca ad arrivare dove vuole arrivare, che ci porti più in alto possibile, soprattutto non dico come tappe, come arrivo, come ho letto oggi, Blockhouse, io mi auguro di vederlo sul podio di Verona, non dico di Milano perché quest'anno non si arriva a Milano, certo. Però mi auguro di vederlo sul podio a Verona. So che è difficile, però non lo vedo impossibile. Quelle poche volte che ci siamo visti in gara, quello che ho visto un po' di lui, che deve essere un pelino più tranquillo, non esagerare, e poi sicuramente la strada gli potrà dare quello che merita. Alessandro, io sull'analisi del giro, un giro così duro, obiettivamente erano anni che non si vedeva un giro così duro, io ritengo che la Gazzetta abbia fatto questo giro duro, complicato, per essere, per fare che sia stato così duro perché voleva essere attrattivo a Pogacar, a Roglic, a Thomas. Ciò nonostante, questo giro così duro non ha stimolato questi grossi campioni a venire al Giro d'Italia. Secondo te può essere una mia corretta? È stata un'esca in modo che i grandi potessero arrivare, però i invece non sono arrivati lo grazie stesso. A chi mi scrive, secondo me, questo messaggio lo saluto tanto, un corno rosso sia per l'Inter che per il mio atleta che non vince più. Luciano, guarda, secondo me torniamo sempre al discorso che al momento il Tour resta sempre l'avvenimento più importante, quindi purtroppo quest'anno è andata come è andato con i campioni che arriveranno come Carapaz e tanti altri, non ci saranno i Pogacar è tutta l'altra combriccola, però sicuramente l'anno successivo tanti dicono che Pogacar possa venire al Giro d'Italia, quindi ci sarà un riscatto. Però al momento la vedo veramente dura per il Giro d'Italia avere tutti questi campioni che vanno al Tour. Oh, peraltro Alessandro, prima ti hanno scritto se avevi mai fatto il Tour de France e se ti piace. Io non so se intendeva quello di quest'anno o in generale la risposta mi pare abbastanza scontata. No, ma il tour ci mancherebbe. Io l'ho fatto due volte, l'anno che l'ha vinto Pantani e l'ultimo di Armstrong. A me piace il tour, l'unica cosa che, anche se
gli ultimi anni adesso è cambiato tanto, non piace soprattutto il dopo tour, cioè il mangiare francese, quindi per questo che andavo poco al tour, preferisco il giro, la Vuelta. Voglio ricordare, Alessandro, il tuo primo Tour de France, mi ricordo che quell'anno eri caduto alla Tirreno Adriatico con fratture multiple, femore, tibia e femore, mi sa. No, solo femore. Sul femore. E mi disse Emanuele Bombini, perché lui correva con Emanuele Bombini, e cadde alla Tirreno, dopo 3 mesi andò al Tour de France e tu andasti fortissimo, mi disse andai bene. Alessandro è andato forte a questo Tour de France, dopo appena 3 mesi da un gravissimo incidente. Sì, questo tanto di merito di recupero lo devo anche all'amico professor Ciampa, che nel giro di 15 giorni mi rimise subito sui rulli, quindi da lì è ripartito il tutto e devo tanto al professore, che in quel momento fece tanto per il sottoscritto. Eh sì, peraltro, Luciano, prima ti avevano scritto a proposito di giri disegnati a pennello, un nostro telespettatore da casa, attentissimo, ci ha scritto: guardate che al Tour anni fa per Anquetil 5 cronometro, quindi ti hanno dato ragione, cioè c'è chi disegna per. Ma è stata sempre un po' così negli anni 80, Riccardo se lo ricorda benissimo, avevamo due campioni di riferimento, sia Saronni che Moser. I giri non erano così devastanti e poi avevano delle cronometro dove favorivano appunto questi corridori, quindi a volte se vogliamo far risorgere anche questo movimento dobbiamo guardare anche queste piccole sfumature, perché altrimenti diventa veramente complicato ad uscire in una situazione così difficile come lo è adesso il ciclismo italiano. Adesso però andiamo da Moreno, perché da un Alessandro Specialetti che abbiamo in trasmissione ad Alessandro Pellegrini, che al Gran Premio di Liberazione di Chiaravalle ti ha regalato una grandissima soddisfazione tra le tante, Moreno, che stai avendo con i tuoi ragazzi. Questo è l'arrivo in volata, peraltro in un arrivo in cui è abbattuto, cioè insomma l'Abruzzo l'ha fatta da padrone, Matteo Tullio della Pedale Teate e Domenico Di Toro della Guarenna, quinto posto per Nicolò Pizzi della Maniga Cycling Team. È stato un bel 25 aprile, Alessandro mi ha fatto un bel regalo, mi aspettavo da lui belle cose, però non pensavo fosse già pronto per vincere, almeno in questa gara. Veniva da una settimana di vacanze qualche giorno fa, quindi è stato anche fermo qualche giorno, però un ragazzo che sa gestirsi, ma parliamo di un allievo primo anno. Quindi ha vinto perché veramente è forte, è cresciuto bene, corre da un anno, ma è già con me da 2 stagioni con la scuola di ciclismo, sta crescendo lentamente, però ha vinto veramente perché ha tanta voglia e piacere di fare questo sport. Peraltro, visto che stasera siamo in tema, ma è colpa di Riccardo ovviamente, in tema di somiglianze, io ho visto un po' di foto, assomiglia un po' a Van Der Poel, almeno fisicamente. Ce lo vuoi descrivere un po' questo ragazzo? È un ragazzo che è arrivato da me 3 anni fa e penso che era bello piazzatello. In 3 anni ha perso, giocando e scherzando, 30 kg e si è alzato di penso 30 centimetri. Immaginavo la sua crescita, perché di costituzione, di famiglia comunque sono alti, lo vediamo, ma è un ragazzo di 1,90 m, farci le foto accanto mi imbarazza, guarda. Sì, infatti poi vedremo anche quando vai a ritirare la coppa, però è anche vero che te non eri sul gradino più alto, No, ho fatto scendere lui e poi in un'altra foto sono salito io su quello più alto. Ok. È tutto veramente un ragazzo con tanta voglia di fare lo sport, di fare questo sport, e devo anche frenarlo a volte.
Però non voglio parlare solo dell'individualità, ma voglio parlare di un gruppo che sta crescendo. Quindi mi conoscete, sono stato da voi 2 settimane fa, quindi vi ho presentato i miei bambini, i miei progetti nello sport. Sapete che il mio obiettivo principale e la mia mission è quella di fare progetti per la sicurezza. Avete parlato tutta la serata di sicurezza, mi rispecchio e rivedo in tutto quello che sta facendo Michele Scarponi nel mio piccolo e di tutto quello che tutti dovremmo fare. Domattina ho già, ti ripeto, anche una volta ho detto che avevo dei bambini la mattina successiva, domani ne ho altri 70 al mio bike park, quindi dove sarò a farli giocare, divertire e parlare di sicurezza. Quindi preparare tutto un gruppo dai bambini, crescita, sicurezza, però poi non mi dispiace neanche creare dei ragazzi e crescerli e indirizzarli poi verso l'agonismo, perché come avete sempre detto, come ha ribadito Alessandro questa sera, ci lamentiamo se mancano corridori italiani e ad alti livelli, e dobbiamo partire dalle basi ed è quello che io sto facendo nel mio piccolo. Certo. Spero che tanti replichino la mia scuola e tra qualche anno sicuramente avremo qualche italiano in più ai vertici del ciclismo. Sì. Ce l'auguriamo. Invece Moreno, vedere questo ordine d'arrivo, 4 atleti abruzzesi nei primi 5, questo è un bel segnale anche per il futuro. In questa categoria ci sono veramente bei ragazzi che ci fanno sperare bene per il futuro? Sì, devo dire di sì. Abbiamo una bella annata. Come tu sai, capitano delle annate buone con tanti corridori anche validi e altre dove ci sono meno, però devo dire che in percentuale ai ragazzi e alle squadre che abbiamo siamo forti e competitivi quest'anno. Non siamo tantissime squadre, neanche tantissimi allievi, sinceramente, quindi non so se... Non voglio parlare di numeri, però siamo veramente pochi, però devo dire quest'anno pochi ma buoni. Io direi, tra poco andiamo sui prossimi appuntamenti perché manca poco alla chiusura, la cosa che mi ha colpito di più del discorso di Moreno, che ne ha fatti tanti in questi anni nella nostra trasmissione, però quello che mi ha colpito di più, Alessandro correggimi se sbaglio, ha detto questo è un ragazzo, ma l'esempio di Alessandro Pellegrini è l'esempio di tanti, che ha cominciato a fare sport, ha perso 30 kg, ovviamente aumentando la sua aspettativa di vita e il suo tenore di vita in maniera incredibile, probabilmente una persona, anzi certamente perché fa sport una persona migliore, e questo probabilmente è lo spot che dovremmo far passare, e che spesso si fa fatica a far passare. Questo ci vuole, la formazione, far entrare già dalle scuole primarie ai ragazzi, ma non solo i ragazzi, anche le ragazze, far entrare veramente l'attività sportiva, far capire cos'è veramente fare lo sport. Sicuramente, come svolge Moreno, come dicevo prima, cercherò in questi anni a venire anch'io di fare qualcosina con i ragazzi e speriamo che tutto questo porti a qualcosa per il nostro Abruzzo, la nostra Italia e tante altre cose belle. Rapidissima domanda che giro a Riccardo. Temete che l'assenza dei big al Giro d'Italia porti a un maggior controllo del Giro? No. Io credo che proprio perché manca, come diceva prima Alessandro, un faro, credo che sarà molto più spettacolare. Credo che abbiano anche chance le squadre come la Dronhopper, che ha delle individualità interessanti. In qualche tappa potremmo vedere anche, lo spero molto, io sono un tifoso di Natalino Tesfasion, ma loro hanno Restrepo, hanno Cepeda, su corridori che possono far bene. Riccardo, non dire troppo, Riccardo. No, dimmi, perché così faccio uno scambio al volo al Fantacycling, perché no, tra poco inizia il Giro d'Italia. Secondo me io ho questa squadra qua. Bene. Allora, chi hai? La vedi? No, te lo dico. Ho Van der Poel per le tappe così. Poi c'ho Simon Yates, Richard Carapaz, Joao Almeida, Lopez, poi c'ho Affini, poi c'ho Foss, poi c'ho Bajoli e poi c'ho Jan Hirt. Non ho messo Natalino Tesfasion per scaramanzia.
Ok, allora facciamo una... lo compro io, lo compro io e lo schiero. Sì, poi voglio vedere. Comunque, secondo me il Giro d'Italia, poi ne parleremo nella prossima puntata, sicuramente sarà un giro divertente proprio per questo motivo, perché non essendoci l'ammazza giro e quindi la squadra faro, anche se devo dire che anche la Jumbo con Foss potrebbe fare bene. Ritengo il mio favorito, l'ho già detto, lo dico anche qua, così almeno registri anche questa mia. Questo però va bene, non è stata una mia idea, e tu lo sai, no, da chi è partito. Ma è Simon Yates. Ah, che peraltro è dietro Alessandro. Lo vediamo, eccolo là, era ancora in maglia Mitchelton Scott. Infatti io vorrei anche cambiarlo quella foto lì, perché prima di tutto si vede il pelo lì. È vero, ma non è mica colpa nostra se si è denudato alzando le braccia. Metterei più la tua foto, ecco, Van Aert lì ci starebbe meglio. Comunque, al di là di questo, ritengo che Simon Yates abbia fatto una marcia d'avvicinamento al Giro d'Italia in maniera proprio affari spenti. Non so se Alessandro è d'accordo, ma l'abbiamo visto poco. È un corridore molto intelligente, molto tatticamente, e sicuramente lui vuole, cioè quella lisca lì di quando l'ha perso il giro dominandolo per tre quarti di giro, perché quell'anno lì, non so, volava, e poi praticamente cedette a un From spettacolare in quell'occasione. Forse è stato l'ultimo From spettacolare, vero. Quello vero. A me dispiace molto non vedere Chris From, che è una persona veramente affabile, gentilissimo, non essere a quei livelli lì. Comunque, Simon Yates perse quel giro lì, sono già, lo so, perché insomma lo so, lui effettivamente ci tiene in modo particolare di dimostrare quello che aveva dimostrato per tre quarti di giro, e credo che quest'anno abbiano fatto le cose in maniera molto diversa, tant'è vero che ha corso poco. Proprio io penso che per arrivare all'ultima settimana, che sarà quella decisiva, in grandi condizioni. Ok, ho sentito dei rumori dalla regia che evidentemente stanno dicendomi, nemmeno troppo gentilmente, è ora. Intanto saluto Mattia. Ciao Mattia, con Moreno. Ciao, ben rivisto. Ciao. Da quanto tempo? Ciao Mattia, ben rivisto. Luciano, vediamo i prossimi appuntamenti, perché ce n'è uno 1° maggio a Manoppello. Vediamo la locandina. Eccolo qua, il trofeo 1° maggio, gara ciclistica regionale. Perciò che volevi spendere due parole su questo. Due parole, 73esima edizione di una grandissima classica del ciclismo italiano, che in passato era una grande classica per dilettanti, poi per un ventennio è stato per categoria junior. Sono molto affezionato a questa classica, perché forse se mi sono appassionato anche a questo sport vedendo negli anni fine 68 le prime edizioni di questa grande classica, ritorna dopo 2 anni di assenza da Covid, quindi diamo l'appuntamento a chi piace il nostro sport a Manoppello domenica 1° maggio, anche perché sarà prova di campionato regionale di categoria. Altri appuntamenti li vediamo, Maurizio, ecco qua il 73esimo trofeo Città di Manoppello, come avete visto ve l'ha data Luciano, per gli esordienti primo e secondo anno a Casoli, il 22esimo Memorial Parre Giuseppe, per gli allievi sempre a caso di seconda Valle del Gogna Gold Race, e poi per gli juniores primo trofeo Comune di Tortoreto, primo Memorial Alessandra Celi. Poi per il fuoristrada XCO Abruzzo Race 2022 Rapido, il Memorial Domenico Di Fazio. Siamo giunti veramente in conclusione. Io ringrazio Luciano Bottini. Ciao Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera a tutti. Grazie, in bocca al lupo per il Giro d'Italia ad Alessandro Spesialetti. Ciao Alessandro. In bocca al lupo, ciao Jacopo. Grazie per essere stato con noi. Grazie a Moreno Di Biase e anche a Mattia. Ciao ragazzi. Ciao. In bocca al lupo.
un saluto e ci vediamo giovedì prossimo anche a Riccardo Pagrini. Ciao Riccardo. Giovedì. Oh, non te l'ho detto, però complimenti, il fulare era bellissimo. Così non puoi rispondere. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo tra 7 giorni, giovedì prossimo alle 21. Buonanotte.